Ciao, in tantissimi mi avete chiesto l'aggiornamento della mia night routine. La mia night routine estiva inizia appena dopo cena e dato che in questo periodo c'è ancora un sacco di sole dopo cena, ho deciso di imparare a utilizzare il drone e sto iniziando a provare. Poi completo il mio bullet journal, il mio planning, e mi scrivo tutto ciò che mi devo ricordare in questa settimana e tutto ciò che voglio fare, come ad esempio mi devo assolutamente ricordare di fare gli auguri a mia nonna. In questo periodo amo stare in giardino la sera, stare fuori perché non ci sono ancora le zanzare che odio e mi mangiano ovunque, e si sta da Dio con l'arietta e il fresco. Dopo aver compilato il mio bullet journal, prendo il mio iPad e controllo tutte le notifiche, tutti i commenti e cerco innanzitutto di leggerli tutti perché io adoro leggere i vostri commenti e poi, quando posso, anche di rispondervi assolutamente perché mi piace tantissimo. Stasera ho deciso di ordinare un po' la mia camera e così, dopo aver finito di leggere e rispondere ai commenti, me ne vado in camera e cerco di riordinare tutto ciò che ho in giro incasinato. Sì, oggi avevo fuori un sacco di pantaloni, jeans e un po' di tutto. Poi devo anche sistemare le scarpe che lascio sempre in giro per la camera e varie altre cose. Sì, diciamo che di natura io non sono molto ordinata, ma poi quando vedo tutta la camera perfetta, effettivamente, cioè, è proprio una soddisfazione. Cosa ne dite del mio copriletto? Cioè, io lo adoro. Dopo aver finito di riordinare, mi butto sul divano e controllo un po' di notifiche, guardo Instagram. Cioè, stasera Matteo mi aveva portato tipo questa super caramella, no vabbè, è una schifezza assoluta, lo so, ma io adoro queste cose. Allora, cioè, mi metto a mangiarla mentre continuo a controllare notifiche, cose varie, Instagram, sì, ok, e così perdo un po' della mia serata in total relax. Poi mi sono ricordata che non avevo ancora preparato i vestiti per domani, allora accendo un po' la mia cassa Bluetooth e mi sento un po' di musica mentre scelgo cosa mettere domani. Sì, stasera musica no stress perché voglio veramente rilassarmi dopo questa giornata assurda. Allora, se vi interessa la cassa Bluetooth vi lascerò qui sotto il link perché spesso me la chiedete. Qui sì, sto scegliendo i vestiti per domani, io passo tipo un'ora a fissare il mio armadio per farmi venire l'ispirazione di cosa mettere e domani ho deciso di mettere questi jeans color Tiffany con questa magliettina super semplice però che mi piace un sacco e poi questo golfino perché non fa ancora troppo caldo e quindi ho un po' di freddo. Dopo aver preparato tutto mi lavo i denti e mi preparo per andare a letto, anche se odio lavarmi i denti però lo dobbiamo fare, e poi ok, mi metto un po' di crema e finisco di prepararmi per andare a letto. Mi metto il pigiama, questo l'avevo preso da Primark se non mi ricordo male, e lo adoro perché è troppo carino con su il nano e sì, è super comodo. Immancabile story su Instagram perché ci sta, io amo le stories, cioè le hanno inventate per me, e stasera dovevo comprare una cover, volevo comprare una cover per Matteo che ha appena preso l'iPhone nuovo e stavamo guardando una cover per lui, quindi sono andata in Amazon a cercare delle cover carine che tipo non costassero troppo. Ho trovato queste che non mi dispiacciono per niente. E poi alla fine io adoro sempre guardarmi qualche puntata delle mie serie TV. Stasera sto iniziando una nuova serie che non so ancora se mi piacerà o no. La serie è Riverdale, non so se qualcuno di voi l'ha già vista o gli piace o non piace, fatemi sapere perché io non so ancora. Ok, poi sì, controllo ancora le notifiche e quando proprio è tipo tarda sera e non ce la faccio più, vado a letto e arrivederci a domani. Buonanotte!